Ciao, sono Claudio Cerutti e in questo video ti voglio parlare dell'unico numero che devi guardare per capire se la tua azienda sta guadagnando o meno, cioè per capire se l'azienda ti sta rendendo più ricco o se ti sta rendendo più povero. Nei video precedenti abbiamo parlato di quali sono i numeri sbagliati da guardare, in questo video invece parliamo proprio del numero giusto. E qual è questo numero giusto? Questo numero giusto è l'utile. Come si calcola questo utile? L'abbiamo già visto nei video precedenti, ma semplicemente si calcola facendo il fatturato meno i costi. Quindi non si deve guardare solo il fatturato, ma dal fatturato vanno sottratti i costi. Fatturato meno costi uguale utile. L'altra cosa importante, oltre a capire che il numero da guardare l'utile non è fatturato, quindi è fatturato meno i costi, è capire che il controllo va effettuato mensilmente, cioè l'utile lo devo guardare ogni singolo mese. Non posso aspettare un anno per controllare se sto guadagnando o sto perdendo. Ogni singolo mese devo avere questo numero, devo calcolare questo utile. I primi giorni del mese devo avere l'utile del mese precedente della mia azienda. Ora entriamo nello specifico e andiamo a vedere esattamente cosa misura l'utile, cioè cosa l'utile effettivamente mi dà come risultato informativo, quale informazione mi dà. Anzitutto l'utile mi dice quanto mi sono impoverito o arricchito in base all'azienda. Cioè se l'azienda mi ha prodotto valore, mi ha reso più ricco, oppure se l'azienda mi ha tolto valore e mi ha reso più povero. E ovviamente questo arricchimento o impoverimento comprende lo stipendio dei soci. Se io guardo l'utile del bilancio ufficiale, tolti ovviamente gli eventuali manovre che ci potrebbero essere, misura sì quello che sto guadagnando, ma spesso non comprende il lavoro dei soci. Cioè il lavoro dei soci non c'è in bilancio. Quindi potrei avere un bilancio di un'azienda con 60.000 euro di utile, in realtà lì ci sono due soci che lavorano a tempo pieno e quindi quello lì non è un guadagno di 60.000 euro, ma probabilmente è una perdita di 20.000, perché se magari possiamo attribuire valore basso di 40.000 euro lordi a testa per i soci, io li aggiungo, passo da 60.000 euro di utile che risulta a bilancio, aggiungo lo stipendio dei soci che non c'è a bilancio, è una perdita di 20. Quindi l'utile mi dà questa informazione, mi dice se mi sto arricchendo, impoverendo, ma compreso il lavoro che stanno facendo i soci. Quindi se l'utile risulta pari a zero, significa che la mia azienda paga lo stipendio dei soci e nulla di più, ma li paga in maniera corretta. Se sto perdendo, significa che non pago nemmeno il lavoro dei soci, quindi i soci devono lavorare sottopagati oppure la perdita viene coperta in altro modo. Se invece ho un utile reale, significa che l'azienda sta producendo un valore oltre il lavoro dei soci. Quindi di per sé l'azienda come organismo ha un valore che va oltre i proprietari, gli imprenditori, i soci che ci stanno lavorando dentro in quel momento. Quindi se l'azienda sta producendo utili, significa che sta generando ricchezza oltre lo stipendio dei soci. Genera lo stipendio per i soci e genera una ricchezza ulteriore che chiamiamo utile. L'utile è esattamente la ricchezza che va oltre lo stipendio dei soci. Se invece l'azienda produce perdite, quindi se dopo aver inserito lo stipendio dei soci l'azienda produce perdite, significa che sta bruciando ricchezza. E se brucia ricchezza vuol dire che qualcuno in qualche modo la sta coprendo. Quindi sono i soci essere sottopagati, essere pagati meno rispetto al lavoro che fanno in azienda, oppure succede che la perdita viene scaricata da qualche altra parte, penso che magari genero debiti verso le banche, verso i fornitori o verso lo Stato, a volte senza nemmeno accorgermene. Quindi è importante capire se sto generando un utile o una perdita proprio per questo, per capire se oltre lo stipendio dei soci sto generando del valore. Dopo aver visto cosa misura l'utile, andiamo a vedere cosa non misura l'utile, perché l'utile è un numero fondamentale che devo calcolare. In genere lo metto per primo perché è proprio il primo faro che mi dice il mio andamento, come sto andando, sto guadagnando o sto perdendo. Passiamo ora a vedere cosa non misura, perché se misurasse tutto ci sarebbe un numero da calcolare. Dato che i numeri fondamentali o gruppi di numeri che da calcolare sono almeno 6, gli altri 5 fanno qualcosa che evidentemente l'utile non fa. Quindi andiamo a vedere in maniera specifica cosa non misura l'utile e soprattutto cosa spesso si pensa che l'utile misuri, ma che in realtà non misura. Innanzitutto l'utile è una misura generale della produzione di ricchezza dell'azienda e quindi non mi dice da dove viene questo guadagno, questa perdita. Non me lo dice, mi dice solo quanto è. Potrebbe derivare da una variazione di soldi sul conto, nel senso che mi si alzano i soldi sul conto corrente, un mio guadagno quindi va a finire in soldi sul conto corrente, oppure mi si abbassano i soldi sul conto corrente e quindi la perdita si scarica esattamente sul conto corrente.
Ma questo non è il caso più frequente. Il caso più frequente è che l'utile in realtà non si scarichi solo sul conto corrente, che è la cosa che sembrerebbe più intuitiva, no? Io guadagno, faccio più soldi, ho più soldi sul conto. Io perdo, meno soldi sul conto. In realtà non è così, perché il patrimonio dell'azienda è composto da tanti pezzi e l'utile o perdita si può scaricare in maniera, diciamo, distribuita su questi pezzi. Quindi ora vediamo quali sono le componenti che possono variare, cioè le componenti su cui si può scaricare l'utile o la perdita diverse dai soldi in banca. Okay? Le componenti su cui si può scaricare l'utile o perdita potrebbe essere, ad esempio, il magazzino. Tu stai guadagnando, la tua azienda sta guadagnando, ma non finiscono i soldi sul conto corrente, finisce nel magazzino, cioè cumuli il magazzino. Piuttosto che può scaricarsi sui crediti verso i clienti. Tu fatturi, non ti preoccupi di incassare, crescono i crediti verso i clienti. L'utile segnala un aumento di ricchezza perché i crediti crescono, ma in realtà questo aumento di crediti non corrisponde all'aumento di soldi. Stai aumentando la tua ricchezza in termini di crediti, non in termini di soldi. Il tuo conto non se ne accorge. Un'altra componente è la perdita o l'utile. Si può scaricare, ad esempio, sui debiti verso fornitori. Quindi magari tu hai una perdita e stai semplicemente aumentando il debito verso i fornitori. Oppure hai un utile e stai diminuendo il debito verso i fornitori. E quindi questo fa in modo che il tuo conto rimanga pressoché quello e l'utile o perdita si scarichi sul debito verso i fornitori. Altra cosa può essere che la tua perdita si scarichi sul debito verso lo Stato. E quindi cosa succede? Che tu non hai un utile e stai magari pagando debiti vecchi dello Stato. E quindi la tua cassa non se ne accorge perché semplicemente stai pagando debiti vecchi. Oppure cosa succede? Che hai una perdita e semplicemente il tuo conto non risente perché stai aumentando i tuoi debiti verso lo Stato. E stessa cosa può essere con i debiti verso le banche. L'utile o la perdita può aumentare o diminuire i debiti verso le banche. Per cui, come vedi, l'utile o la perdita non è che finiscono per forza sul conto corrente. Quindi l'utile o la perdita non mi dicono certamente se sto producendo o bruciando ricchezza, ma non mi dicono che tipo di ricchezza sto producendo o sto bruciando, dove questo si scarica all'interno dell'azienda. Un'altra cosa che l'utile non registra sono tutti quei movimenti che non impattano sulla ricchezza complessiva dell'azienda. La mia azienda è composta da vari tipi di ricchezza, questo lo vedremo in specifici video, ma se c'è uno scambio tra componenti e la ricchezza totale rimane intatta, l'utile non registra questa cosa, quindi non mi dice se c'è stato questo scambio. Il caso più tipico sono gli incassi e pagamenti. Nel momento in cui io incasso, cosa succede? Che mi sale il conto corrente, ma mi diminuisce il credito verso clienti. Quindi se io incasso una fattura di 10.000 euro, mi si abbassa il credito verso clienti di 10.000 euro, mi si alza il conto corrente di 10.000 euro. L'effetto sulla ricchezza totale è zero, quindi il mio utile segna zero. In realtà però è una variazione importante perché ovviamente per me è meglio avere i soldi sul conto che non credito verso i clienti. Ecco, l'utile non misura questa cosa qua, misura la ricchezza globale, non si preoccupa di come è composta la ricchezza dell'azienda. Un'altra cosa che non registra l'utile è quando la banca mi eroga dei finanziamenti oppure quando li restituisco. Perché? Perché quando la banca mi eroga un finanziamento cosa succede? Succede che se la banca mi dovesse regalare un mutuo di 50.000 euro, io sul conto corrente ho 50.000 euro in più da un lato, ma dall'altro ho un debito verso la banca di 50.000. Che effetto ho sulla mia ricchezza? Zero. Nullo. E quindi l'utile? Zero. Il fatto che la banca mi abbia dato o non mi abbia dato finanziamento, l'utile non registra. Stessa cosa è il caso inverso. Quando io restituisco i finanziamenti alla banca, l'utile questo non registra, quantomeno per la quota capitale. Certo che se prendo 50.000, non restituisco 50.000 alla banca, restituisco 50.000 più gli interessi, ok? Però se io ho una rata di 1.000 euro al mese, di cui per dire 900 sono quota capitale e 100 interessi, 100 euro sono interessi, il mio vero costo sono solo 100 euro, non sono 1.000, perché 900 è solo un trasferimento di ricchezza, un cambio di ricchezza. Trasferisco, la ricchezza cambia da diminuiscono i soldi sul conto, diminuiscono anche i debiti. Invece il 100 di interesse è effettivamente un, diciamo, impoverimento, un costo per l'azienda. L'utile registrerà solo i 100 euro di interessi passivi, non registrerà i 900 euro in cui sto restituendo la quota capitale. Un'altra cosa che l'utile non registra sono i trasferimenti di ricchezza tra i soci e la società. Quindi
Quali sono i casi in cui c'è un trasferimento di ricchezza tra i soci e la società? Beh, il primo caso è quando prelievo degli utili. Se io prelevo dell'utile, è chiaro che la ricchezza aziendale diminuisce e aumenta quella dell'imprenditore. Ecco, l'utile non registra il fatto che me lo prelevi o meno. Quindi se io faccio 100.000 euro di utile all'anno e lo lascio in azienda, piuttosto che me lo prelevo, l'utile non se ne accorge. L'utile misura la produzione o quanto viene ridotta la ricchezza prima che i soci prelevino l'utile. Così come finanziamento soci, quando i soci mettono i soldi perché la società non ha abbastanza soldi, in quel caso lì l'utile non registra questo movimento. E quindi il fatto che io faccia dei finanziamenti o prelevi degli utili non viene assolutamente registrato dall'utile. Ok, quindi in questo video abbiamo visto qual è l'unico numero che devi controllare per capire se la tua azienda sta guadagnando o perdendo, che è l'utile, si calcola fatturato meno costi. Abbiamo visto cosa misura l'utile, abbiamo visto cosa non misura l'utile. E quindi ti ringrazio per aver guardato questo video. Ti invito a iscriverti al canale YouTube e a guardare nelle note del video. Ci sono dei link in cui, cliccando su quei link, puoi scaricare delle risorse gratuite che ti aiutano a calcolare il numero della tua azienda. Ti ringrazio per la visione e ci vediamo nel prossimo video.